Vittorio Crosetto è così, secondo lei? Si parla, Ma che Berlusconi abbia lasciato un segno alla politica italiana è evidente a tutti, sia come linguaggi, sia come approccio alla politica. Non penso questo, a differenza di Sansonetti, non penso che questo durerà molto. Io sono convinto che dopo queste elezioni Berlusconi e il PDL si trasformeranno, il centrodestra italiana si trasformerà. L'uscita mia di Giorgia Meloni dal PDL è già la rappresentazione fisica di questa cosa. Non accettare che ci sia un centrodestra che possa essere di proprietà di una persona sola, ma che ci sia, come c'è a sinistra, come c'è al centro, un confronto che faccia sì che i partiti rappresentino veramente una parte di società, di aspettative, di attese di persone che a quei partiti si riferiscono per vedere rappresentate un mondo diverso rispetto a quello che vivono o di cui si fidano delle idee. Per cui questo è destinato a succedere nei prossimi mesi, indipendentemente dal risultato delle elezioni. Ferrero e poi tutti gli ospiti e poi ritorniamo a parlare di Monte dei Paschi di Siena con un diretto protagonista. Ferrero. Però io non vorrei parlare di Berlusconi. Prego. Perché mi sono stufato, andato apposta. No, vorrei parlare di temi concreti, non lo dico con polemica, lo dico soltanto che mi sono stufato. Cioè, ma guardi, di cose. Onorevole Crosetto, sono andato apposta per parlare in modo libero e chiaro e trasparente di cosa vorrei fare, per cui libero, no, lo dico così. Libero e indipendente come la Cornovaglia. Tra poco sono. Dovevo andare via prima. Sono da lei. Non voleva non parlarne più. Doveva andare via un po' prima e ti parlavamo di meno poi. Il coraggio di andarsene un mese prima delle elezioni, Sansonetti. Normalmente se ne vanno dopo che sono eletti, non prima. Ecco, questo va riconosciuto. Ancora prima era meglio. Allora, come sempre con lo spirito d'alpino, onorevole Crosetto, tra poco saremo a parlare di che cosa un alpino voglia fare per l'Italia, glielo prometto. Lo spiego dal punto di vista... Se fosse 0,1, non è questo il problema. Non dica che è l'irrilevanza, è quello che c'è sulla scheda, perché diversamente non ci capiamo proprio. Assolutamente no, volevo soltanto spiegare che dal punto di vista... della misurazione. No, professore, non è un problema di misurazione, è un problema di serietà nel corrispondere ai dati rispetto all'esterno. Chi paga, se sono tre le formazioni, va dato atto che sono tre. Cosa dice Crosetto? Se no, non va bene. Pura. Quindi paga, l'invito cosa è, si suona. Come ha detto? Chi paga decide cosa si suona, era una cosa molto cattiva. Ah, perfetto. Capito, è il ton che fa la musica, dovrei dire, non lo so dire in piemontese, vorrei saperlo dire, ma insomma. Bruno, no, ma te lo dico perché succede anche altri del centro-destra. Ma infatti non era riferito a me, era riferito in generale a un modo di rappresentare le cose. Comunque io non pago, quindi non suono. Esatto, e neanche noi, e questo è il problema. Molto bene. Onorevole Crosetto, la ringrazio, Presidente Cotto. Onorevole Crosetto, il prodotto Fratelli d'Italia da un punto di vista... politico, prodotto da offrire, diciamo così, alla persona che il 24 e 25 febbraio andrà a votare e dovrebbe decidere di votare per voi. Beh, noi ci siamo, come dicevamo prima, collegati nel centrodestra, cercando Posso di dare al andare? Centrodestra una dignità politica. Ferrero, sì, puoi andare Roberto. Chi è che vuole andare? Cota sta chiedendo, no, dovevo andare, io. Volevo chiedere se potevo, solo questo. Oh, Presidente, sì, se lei vuole, assolutamente non sono io a intrattenerla, perché cose da fare ne ha tante. No, volevo sapere com'era la sua organizzazione. Io guardi, dovevo andare io vado avanti mezza, fino alle 5, alle 5 meno 5, mi fa la cortesia di restare? Va bene, per favore. Per lei, va bene. Grazie. Grazie, gentilissimo. Prego, Crosetto, vada avanti. No, io ritengo che anche in Italia, negli discorsi che sono emersi prima, se ne coglieva la necessità, ci debba essere un centrodestra che non sia il partito di una persona, ma possa rappresentare le varie istanze, quelle normali, quelle degli artigiani, di un popolo, dei commercianti, degli agricoltori, un popolo di moderati che non si riconoscono nella sinistra, che hanno un'idea diversa rispetto a quella che Ferrero porta avanti con dignità e con coerenza, o quella di Sansonetti, che pensano che lo Stato debba ridursi, che la pressione fiscale debba ridursi e non che tutti dobbiamo essere uguali, e per pagare questa uguaglianza dobbiamo in qualche modo distruggere la parte più produttiva del paese. Per sintetizzare, però volevo invece fare una battuta sul problema Montepaschi, che non è l'unico problema, perché non è l'unica banca gestita con queste anomalie, secondo me, e lascio fuori la vicenda di acquisizione di Antonveneta e le cose che possono emergere, è un sistema, quello delle fondazioni e delle banche, su cui la commissione d'inchiesta di cui parla oggi Bersani, io la chiedo da anni. Perché nel caso Montepaschi, lei ha la fotografia probabilmente di crediti dati
a grandi imprenditori che magari non sono di sinistra, sono anche di centrodestra, con garanzie diverse rispetto a quelle che vengono chieste agli artigiani. Ha probabilmente un luogo dove venivano compensati o premiati persone che uscivano dal comune o avevano svolto un'attività politica in una parte politica ben chiara, con incarichi in Italia o all'estero super pagati. Ha un'intromissione di una banca o di una fondazione nel tessuto reale di un comune, di una provincia, di uno Stato, ha connivenze con grandi imprenditori che magari sono suoceri di grandi leader politici, cioè c'è tutto dietro questa vicenda. Per cui io non so aspetti un attimo, Crosetto, lei oggi parla... Prima il tono che fa la musica, chi beh, ma sarà mica mio suocero che è azionista di Monte dei Paschi. Ho capito, nome e cognome, Casini, scusi. Casini. Cartagirone, faccio Casini. Faccio i nomi e cognomi, no? Ma, questo è... ma no, è una cosa che c'è sui giornali di tutti i tipi, così come è chiarissimo che il grande imprenditore centrodestra finanziato dalle banche sia stato in questo caso Mediaset con Berlusconi, che il Monte dei Paschi e la Banca Agricola Mandovana è sempre stata una delle banche che l'ha aiutato di più. Come è chiaro che il PD abbia dei legami col sistema bancario a Siena e col Monte dei Paschi. Beh, non è che sindaci che sono diventati direttori, rappresentanti all'estero o persone che passano dal Monte dei Paschi direttamente al PD, ma questo è un legame chiaro, così come è chiaro il legame della politica con le fondazioni. Cioè il presidente della più grande fondazione italiana, che si chiama Guzzetti, è stato il presidente della regione Lombardia prima che arrivasse Tabacci, se non sbaglio, e poi senatore della Democrazia Cristiana. L'attuale presidente della Fondazione San Paolo si chiama Sergio Chiamparino, cioè c'è un legame tra fondazioni e politica fortissimo. Benissimo. E attraverso le fondazioni, che sono uno strumento che io non voglio demolire, perché sono il modo con cui abbiamo garantito alle banche italiane di rimanere italiane e magari non essere scalate, ma c'è un sistema fondazioni-banche che in qualche modo su cui vanno messe delle regole, perché altrimenti non dico che si sono comportate tutte male, ma c'è la possibilità che vengano gestite in modo non efficiente, non al servizio del paese, ma di alcune persone che vanno, cambiano gli statuti, ci rimangono 15 anni cambiando gli statuti, se ne appropriano e poi in qualche modo le gestiscono anche male. Veramente, e mi fa impressione che siano tanti lì a parlare del Monte dei Paschi di Siena con così poca competenza di come si sono svolte le cose. È chiaro, avete ascoltato la televisione, avete letto i giornali, ma forse sarebbe stato opportuno che lì ci fosse stato qualcuno che Siena e la sua banca la conoscesse meglio, relegato così. No, io la conosco benissimo. Ascoltarvi fa un po'... E so anche chi è stato quello che ha lasciato la maggioranza, perché ero all'incontro. Io ero all'incontro quando l'allora ministro Tremonti, con Mussari, incontrandosi con Mussari, decise di derogare la legge e di lasciare la maggioranza al comune di Siena. Ma sta parlando la con me? Di Siena, sì. In generale. Io la vicenda di Siena la conosco perfettamente. Ma sta parlando così come con me? I nomi, io non i cognomi. Sono mai stato. No, no, ma non sto dicendo a lei, sto dando una notizia. Ero presente perché allora ero responsabile del credito. So come è stato determinato il consiglio di amministrazione, con che numeri. So benissimo quella vicenda, perché con Tabacci noi difendevamo allora le piccole fondazioni bancarie, quelle che poi hanno tenuto e continuano a prestare i soldi agli artigiani e commercianti, e in questa vicenda delle piccole fondazioni bancarie si inserì il Monte Paschi conservando... Sì, ma ora dopo essere alla stato fondazione, qui, alla se fondazione... lei mi porta via la parola, tanto vale. Ah, no, scusa, era solo per dire che qualcuno qualcosa parlato, sa, no, chiedo scusa. Avevo voluto interrompere, ma non mi è stato concesso. Prego. Chiedo scusa, sto zitto. A proposito della notizia che ha dato, secondo me bisogna accertare bene come sono andate le cose prima di erogare questi finanziamenti, sì, pubblici molto ingenti. I finanziamenti... Vedendo se sono cose personali o se sono cose di rilievo più grande. Adornato, per concludere con una voce saggia, velocissima. Sia con la commissione d'inchiesta, sia con un dibattito parlamentare dove venga anche il Presidente del Consiglio. Perché non penso siano cose personali fatte da un ladro che è riuscito a fregare tutta una banca. Mi consente un'ultima battuta? Cioè, è difficile. Prego, Aurigi, velocissimo, dobbiamo chiudere. Vuole velocissimo. La sinistra per più di 100 anni ha cercato di dimostrare che il pubblico era migliore del privato. Non c'è mai riuscita. Quando ha avuto in mano una possibilità di dimostrarlo, perché la banca del Monte dei Paschi era migliore delle banche private, non ha visto l'ora di privatizzarla. Il dramma della sinistra, praticamente di tutta,
è che hanno abbandonato i lavoratori e hanno sposato i consigli di amministrazione delle società per azioni. Ma più che il Movimento 5 Stelle è il Movimento Monte dei Paschi. Mi dispiace. Più che il Movimento 5 Stelle è il Movimento Monte dei Paschi. Allora, Adornato, devo chiudere. Non c'è stato nessun fallimento del mercato, come ha detto Ferrero e prima Sansonetti, ma semmai del capitalismo finanziario, quello che voleva fare i soldi con i soldi e non basandosi sul lavoro. Due, la banca pubblica evidenzierebbe i limiti al massimo del rapporto politica-finanza, cioè l'intreccio diventerebbe assolutamente più esplosivo e quindi non è una soluzione. Ricordo file dei banchieri alle primarie del PD come simbolo del fatto che questa commissione riguarda gli appetiti della politica ma riguarda anche la necessità dei banchieri. È questo sistema che va spezzato. Domani 15.05 Sky TG24 pomeriggio, basta, grazie, a domani. Grazie.